Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Pixelmon Go. Ragazzi, ufficialmente oggi andremo ad affrontare ufficialmente la tipo penultima palestra. Sì, la penultima palestra perché ormai manca soltanto quello. Quindi oggi porteremo un po' Arcanine e Porygon a un livello abbastanza buono. Non mi ricordo quale fosse la palestra finale, la semifinale in realtà. Quindi andrò a vedere insieme a voi quale sarà quest'ultima. E vediamo magari qual è tipo il suo gym. Quindi facciamo slash gym, così vediamo magari quali sono gyms, scusatemi. Così vediamo magari qual è il suo coso e steel, quindi mi servirà in realtà Arcanine in questo caso e qualche altro Pokémon che comunque ce la faccio utilizzare. In realtà se portassi Porygon a un buon livello potrei fare anche dei danni con lui. Comunque una cosa che voglio fare subito subito è andare nell'auction, andare a comprare un po' di caramelle, perché ho visto che tipo hanno aggiunto queste caramelle tutte un po' a caso, quindi adesso così sono messe. Però queste qui tipo le vendono a 1000, quindi perché no ci compriamo tipo un po' di caramelle tipo 6 a 2000. Volete mettere? Cioè caramelle gratis un altro po'. Perfetto, abbiamo 6 caramelle, andiamo a votare così ne prendiamo altre 8 e con il kill daily dovrei prenderne altre ancora, altre 2. Quindi abbiamo un'infinità di roba, ragazzi, che manco vi immaginate. Siamo ricchi come non so che cosa. In realtà siamo davvero pieni di roba. Abbiamo solamente tipo 12 di caramelle. Lo so che in effetti sono un po' pochette, però ragazzi sotto quelle sono riuscito a trovare, quindi mi dispiace davvero per questa cosa. In futuro ovviamente cercheremo di prenderne altre, però per ora quello sta, ragazzi, quello che dobbiamo accontentare di avere. E sto cercando di piazzare più roba possibile in questa maniera. Devo metterci anche tipo sta roba che sono i drop. E queste invece qui dentro. Perfetto. Allora abbiamo tutto il necessario? Credo di sì. Buttiamo ovviamente Arcanine. Perché Arcanine? Perché secondo me Arcanine è tipo fuoco, quindi preferisco utilizzare lui per battere la palestra di tipo steel. Anche se probabilmente utilizzerò Cario, che è tipo lotta, e anche se possibile tipo Swamp, perché è tipo terra. Quindi tipo terra fa più danni, quindi ci può stare. Vediamo un po' dove portiamo Arcanine. Credo che dovrebbe arrivare tipo 80 e qualcosa, 82 forse, 83. 83, va bene, ci sta alla fin fine. Devo portare ovviamente per la palestra finale tutti a livello 100, perché mi sembra giusto portarli tutti insieme. Curiamo i nostri Pokémon visto che ci siamo. E quindi facciamo slash feed, mettiamo il primo Pokémon in questo caso che è Swampert al primo diciamo step. Andiamo quindi direttamente a prendere magari un codice di esperienza, così lo diamo ad Arcanine o a Porygon, così sai com'è. Mentre facciamo le palestre è meglio affrontarle e ricevere l'esperienza, quindi magari lo diamo a Porygon che ci ha messo un po' male. E quindi facciamo slash gyms e andiamo allo steel games, comunque gyms, vabbè avete capito in sostanza ragazzi. Ok, allora da che parte si va adesso per affrontare la palestra? Immagino che si vada lì lì ed eccolo lì ragazzi miei, la penultima palestra con dell'iron, anche se in realtà tipo steel, ma va bene. Quindi affrontiamo la palestra con Swampert, iniziamo bene. Ok, abbiamo Bastiodon che non so chi diamine sia, quindi terremoto e vai di cattiveria che lo massacriamo. Ok, non l'abbiamo shottato ovviamente, lui mi ha fatto una mossa di tipo iron che c'è, cioè, tipo steel che non mi fa niente perché sono Swampert, porca vacca. Quindi è morto, va bene. Poi con Z aumenta di livello. Abbiamo un King Klang, ok. Quest'altro mi ha fatto un po' più male del solito, però stanno morendo abbastanza facilmente. Swampert è un ottimo tank che comunque fa porca cacca di danni, ha fatto pure una cosa fighissima tipo di danni. Ok, Empoleon ovviamente morte il pugno terremoto. Andiamo ancora di terremoto, non dovremmo avere problemi con terremoto. Surf mi ha fatto parecchio male, devo essere sincero. Non me l'aspettavo così forte sinceramente. Che poi porca cacca, perché Surf mi fa così tanto male? Cioè per quale ragione strana? Vabbè non lo so. Forza sfera ragazzi miei, che lo massacriamo, speriamo. Ok, eccolo là che è morto, va benissimo. Forza cannone che non insegneremo ovviamente al nostro piccolo amico Agron. Forza sfera ancora, Agron farà tanto male al nostro, eccolo, lo so. No in realtà non mi ha fatto tanto male, è morto subito? Serio? Andiamo ancora, però aspettate, ora potrei morire. Calmo Lucario. Ok, ho usato falce cannone anche lui. Vai vai Lucario, vedi che ce la puoi fare. Ok, ora Sphere è potentissimo. Manca l'ultimo, credo che sia Metagross. E poi è finito. Cioè, vabbè, qua non leva niente, però. Eccolo, mi è stata una mossa di tipo normale. Potremmo provare ad andare con Dragonite, ok? Provo ad andare comunque per oltraggio. Non dovrebbe essere Metagross di tipo drago, no? Che cavolo dico? Cioè, non è drago. Ok, oltraggio non fa tanto male, devo essere sincero. Però sta funzionando più o meno. Cioè, riesco a fare comunque dei danni. Meno male che ho utilizzato tipo terremoto, però non funziona terremoto su di me. Tuono pugno forse funziona. Non me lo ricordo, ragazzi. È tipo, non mi ricordo che altro, quale sia l'altro, sinceramente, di tipo di Metacross, sapete? Ok, mi ha distrutto, ragazzi, male pure. E merda, io non mi sono portato nemmeno le cose con me. Quindi, oh, porca merda. Che uso? Nitrocarica? Nitrocarica? Non morirmi? Ok, ragazzi, forse ce la faccio. Ok. Allora, se riesco a fare un'altra nitrocarica, ce l'ho fatta. Aspettate, calmi, calmi. Ok. Wow, ma sei serio? Sei serio? Cioè, sei davvero serio? Grande Arcanine. Arca, ti meriti davvero le altre due caramelle che mi ha appena dato il tipo. Peccato che non riesci a spawnare. Eccoti qua che adesso spawni. E ti porti dopo 85. Te lo sei proprio meritato, Arcanine. Se fosse stato un livello più basso, avremmo perso. Che bella la vita, ragazzi, quando vinci un po' a culo. Bene, medaglia minerale presa. Ultima medaglia ci rimane ormai da completare. E sinceramente, ora come ora, vorrei anche aprire qualche altro boss per poter portare un po' avanti i miei Pokémon. Non ricordo se posso affrontare di nuovo la palestra
piastre, le piastre vecchie. Perché se potessi portare le piastre vecchie, potrei portare comunque Arcanine e Porygon a un livello un po' più alto. Perché tipo Porygon qua ha fatto tipo dal 58 al 66. Quindi forse è meglio affrontare le palestre, sapete? Credo di sì. Allora proviamo a mettere quindi velocemente questo qui, ragazzi, in questa maniera. Se riusciamo, perfetto. Abbiamo la nostra piccola base di medaglie pronte. Ora manca soltanto la stanza finale per la, per, diciamo, l'ultima medaglia, che sarà la medaglia completa del 150esimo livello. Un botto. Traggio, ragazzi, facciamo doppio danno. Non dimmi che si è arrabbiato proprio adesso. Ma come fai a arrabbiarlo adesso il server? Sei serio? Siamo tornati. Però il problema è che non c'è il tipo, quindi non voglio di nuovo rirogare. Quindi vado direttamente nella mia home. Vado a curare i miei Pokémon. E poi proviamo a fare una cosa molto importante. Affrontiamo magari qualche boss, visto che voglio portare comunque Porygon 70, almeno oggi. Portiamo Porygon 70 e siamo già messi bene. E la prossima puntata, se riesco, cioè tra questa e la prossima puntata, riesco a fare tipo un po' di caramelle. Me ne sono tipo 45 per poter completare tutto quanto. Porto sia Arcanine e Porygon, come ho già detto, a livello 100. E dovrei poi aver risolto il problema. Ora, che gift andiamo ad aprire? Io direi andiamo per quelli normali, anche perché tipo non è che ho troppi. Tropius, mi piace Tropius, quasi quasi. Ti faccio affrontare da Arcanine, che ti fa il culo, anche perché Arcanine ti fa un bellissimo nitrocarica, che comunque non leva troppo, però insomma è una mossa decente e potente. Tu non puoi farmi molto in realtà. Quindi nitrocarica ancora, vai Arcanine, fai i livelli. Niente, un upgrade, che figata, però non mi serve in realtà al momento. Tipo, hanno fatto il voto e ho riprovato tipo 8 caramelle, raga, 8 caramelle. Ma siete seri? Io porto Arcanine a livello 96 adesso, ma scherzo. Cioè dal coso potrebbero uscire da 1 a 10. Mi è capitato tipo di averne 8. Tanto 1, 3, 5 massimo. Diamine, 8 sono tantissime, raga. Livello 93 Arcanine. Va bene Arcanine, te lo sei meritato. Sei quasi vicino alla fine, anche se sei bruttissimo esteticamente. Mi dispiace Arcanine, però fai cagare. Aperto il gift a 3 e abbiamo Diamine, lui. Andiamo con Lux. Vabbè, Lux dovrebbe bastare in realtà. Suicune molto cattivo, ragazzi, fulmine. Dovremmo fargli parecchio male. Aia, aurora boreale, cioè ho usato tipo aurora. No, non ricordo come si chiama, Aurora Beam. Sarebbe, non è geloraggio, credo. Ah, non credo sia geloraggio in realtà. Vabbè, comunque fulmine dovrebbe riuscire a shottarlo. Vediamo un po'. Merda, mi ha fatto troppo male, mi ha fatto. Diciamo Dragonite, perché comunque ha autonomo pugno, quindi l'ho shotto subito. Cavolo, Suicune, raga. No, ma sai, vabbè, pure io stupido. Diamine, lanci Dragonite che lo sai che muore perché ha per 4 di danni in più. Porca vacca. Palla ombra. Ciao Suicune, è stato bello incontrarti, però sei morto, mi dispiace. Poi rigonzalito. Quanta roba bella ci ha dato, tipo l'anello pietra. E poi abbiamo un Caterpie misero. Sei serio, Caterpie? Guarda, ti faccio uccidere addirittura da Porygon, perché è molto meglio così. E Porygon fa l'iperraggio. Cioè, iperraggio su Caterpie, siete seri? Povero Caterpie, manco livellato Porygon, immaginate. Ultra Ball, pietra albore e globo neutro. Va bene. E ora l'ultimo, ragazzi miei, il nostro piccolo Pokémon folletto, che dovrebbe morire in realtà se noi utilizziamo magari Swampert. Usiamo Swampert, sti cavoli. Dai, ti svegli Swampert. Dai, bello. Dai, bello che devi svegliarti. Ok, non gli ho fatto quasi nulla di danno con terremoto. Va bene, ci riprendiamo ancora. Non ho mosse tipo lotta. No, ce li ho le mosse tipo lotta. Sono stupido. Perché uso cose inutili, ragazzi? Sono scemo. Sono. Ok, vai comunque ancora a Cleveland, che ora muore. Perfetto, morto. E ci ha dato la banda scelta, che mi serviva. Un revive max anche per le prossime battaglie. Va bene, ragazzi. Allora, direi che per questa puntata potrebbe essere anche tutto. Vi ringrazio per stare con me anche per questa nuovissima puntata. Noi ci vediamo presto all'ultima battaglia proprio vera e propria con i boss. E in futuro, magari con la continua del nostro Pokédex. Vi sono piaciute abbastanza le puntate con i Pokédex, quindi continueremo a farne altri in cui completeremo quest'ultimo, almeno per quanto riguarda la prima generazione, per poter arrivare un po' come siamo con Pokémon Go. Quindi spero ovviamente possiate seguire anche le altre serie di Pokémon che sto portando sul canale, visto che vi piacciono. In ogni caso, io direi che per oggi potrebbe essere anche tutto. Ci vediamo presto nel prossimo video. Adesso è tutto, ciao ciao e al prossimo video. Ciao ragazzi.